Siamo nel mese di educazione finanziaria, ma anche il mese della violenza contro le donne, quindi il 25 di novembre c'è questo. Sì. C'è anche la violenza economica, Giusy, nei confronti delle donne, vero? Beh sì, perché va ad intaccare quello che è la capacità di indipendenza e di autonomia delle donne. È un aspetto che fino a poco tempo fa, quando si parlava di violenza sulle donne, si pensava soprattutto alla violenza fisica. Poi l'evoluzione è stata di arrivare alla violenza verbale. Adesso assolutamente c'è sensibilità anche in questo senso, per due motivi sostanziali. Il primissimo, che per effetto di una cultura ancora patriarcale, la donna è il soggetto che in una coppia si dedica alla famiglia, e quindi normalmente in termini di reddito è o non ha reddito, in termini proprio espliciti, che non è una busta paga, oppure tra i due, tra marito e moglie, la donna è quella che ha il reddito più basso. E l'altro aspetto appunto è il fatto che nelle decisioni finanziarie normalmente è sempre l'uomo che si occupa di queste decisioni, ma l'aggravante è che noi stesse donne in una coppia abbiamo sempre fatto passare questa legittimità del fatto che fosse l'uomo a decidere in ambito finanziario e non noi donne. Ecco, diciamo che un po' la cultura dal punto di vista dell'istruzione, nel senso che per fortuna anche in termini di percorso scolastico una parte, non tutte, perché anche lì dobbiamo fare le dovute distinzioni, però diciamo che il percorso scolastico aiuta ad avere una cultura, a crescere dal punto di vista culturale, e questo va a influire anche sulla nostra autostima e fa sì che le donne comincino un po' ad alzare la testa. Chiaramente, ecco, la violenza economica è una violenza che impedisce alla donna di prendere decisioni, decidere un giorno di non subire più violenza in generale, e quindi per questo che è una violenza che è emersa anche nei confronti del mondo femminile. Chiaramente c'è un aspetto molto importante che volevo agganciarmi a ciò che diceva Stefano prima. Siamo in un contesto, anche rispetto a 35 anni fa quando Stefano ha iniziato a fare questo lavoro, in un contesto sociale che è molto cambiato. La necessità di fare educazione finanziaria, di andare a colmare, che non sono solo conoscenze dal punto di vista tecnico, è proprio una capacità di analisi e di avere uno sguardo più ampio nella propria situazione patrimoniale e finanziaria. È cambiato il contesto della famiglia, abbiamo dei modelli di famiglia che sono totalmente diversi rispetto a 35 anni fa, abbiamo un mondo economico che è cambiato rispetto a 35 anni fa, la finanza stessa, l'ha detto Stefano, quando ho iniziato a lavorare avevo due strumenti, oggi c'è un'offerta che è un'offerta ampia, e questo permette di fare una diversificazione, di fare le dovute valutazioni, cioè viviamo in un contesto